faccio quando l'accusa è infondata? Potresti essere tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, ma quando l'accusa è infondata e soprattutto cosa deve fare il tuo avvocato penalista per dimostrare la tua innocenza? Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Bene, se venissi trovato in possesso di una quantità di sostanza stupefacente, questo non è detto che farebbe di te uno spacciatore. Potresti essere un semplice, normale assuntore. Sì, perché la detenzione di sostanze deve essere corredata da altri elementi, dai quali si possa desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, che quel possesso di sostanza sia effettivamente finalizzata allo spaccio. Quindi, per arrivare ad una condanna, occorre che vi siano altri elementi di prova, quali ad esempio bilancini di precisione, strumenti idonei al taglio della sostanza, buste per il confezionamento, denaro contante, tutti elementi che devono confortare l'ipotesi dello spaccio. Se tutto questo non c'è, il tuo difensore dovrà far rilevare tutto ciò al giudice per dichiarare la tua innocenza.